pensavo che sarebbe tornato ancora qui. Ah, ha combinato un sacco di guai l'ultima volta che è venuto. Speriamo che questa volta non porti con sé la sfortuna. Bella partita, ragazzi. Già, però la prossima volta Spike sarà in squadra con noi. Non credo proprio. No, no, no. Ragazzi, ragazzi! Sta tornando! Scusa, chi sta tornando? Ehi, non ditemi che non lo sapete. Doc sta tornando a casa. Doc? Vuoi dire Doc il dinosauro solitario? Dinosauro solitario. Sapete, non molto tempo fa la sfortuna regnava su tutta la grande vallata, perché Saurus Rock era stato danneggiato. Io ho tentato di riportare la fortuna prendendo un dente di un dente aguzzi immobile. L'unico problema è stato che il dente aguzzi era ancora vivo. Ha cercato di salvarmi, ma ha dovuto combattere contro due denti aguzzi. È stato allora che è apparso Doc. Gli aguzzi non hanno importunato più nessuno. Grazie al nonno e a Doc, il famoso dinosauro solitario. Che bella storia! Adesso capisco perché sono tutti così agitati. E poi che ne è stato del dinosauro solitario? Dove è andato? Non rimane mai troppo a lungo nello stesso posto. Per questo vive sempre da solo. È così, sì, sì, sì. Certo, è ovvio. Infatti lo chiamano il dinosauro solitario. Ma quando c'è un problema con i denti aguzzi, Doc arriva subito. Quindi c'è un problema? Ho capito bene? Sì, esatto. Doc sa sempre quando i denti aguzzi stanno per attaccare. Ragazzi, voi pensate che... Non preoccuparti, Mordicchio. Credo che capirà la situazione. Tu dici? Come fa Doc a sapere che Mordicchio è diverso? Glielo dirò io. Doc non è il tipo di brontosauro che sta ad ascoltare le tue spiegazioni. Pensate che stia cercando me? Oh no, sicuramente beh, no. Può darsi. Non ha mai attaccato un cucciolo, lo sai. Però ha sempre lottato contro i denti aguzzi. Se deve succedere qualcosa, prima o poi succederà. Per cui adesso andiamo tutti a dormire, così domani saremo ben riposati. Sì, sono d'accordo. Hai ragione, Ruby. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Non devi preoccuparti, andrà tutto bene. Se Doc è buono come dicono, vedrai che capirà che anche tu sei buono. Non devo preoccuparmi, andrà tutto bene. 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 Giuro che non diventerò mai un dente aguzzi cattivo. Ti prego, mi devi credere. Io sono buono.
cercarmi. Oddecchio, chi sta venendo a cercarti, scusa? Doc, il dinosauro solitario! Dici davvero? E dov'è adesso? Doc è entrato nel mio sogno e ha cercato di schiacciarmi con la sua coda! È proprio una storia spaventosa, ma è stato solo un incubo e adesso sei sveglio, per cui non devi preoccuparti, a meno che non ti addormenti di nuovo. O a meno che non sia venuto davvero a cercarmi. Buongiorno a tutti. Mordicchio ha avuto un incubo, ha sognato che il dinosauro solitario veniva a prenderlo. Io ho fatto lo stesso sogno. Dici davvero? Ha cercato di schiacciarti con la coda. Ecco, oh. No, cercava di schiacciare te. Sta arrivando! Sta venendo a prendermi. È possibile. Ma che cosa stai dicendo, Tricky? Viene solo quando ci sono i denti aguzzi. Hai sentito? Possiamo fare così. Nasconderemo Mordicchio finché Doc non se ne sarà andato. Questa mi sembra una splendida idea. D'accordo, allora faremo così. State a sentire. Io cercherò di distrarre Doc mentre voi nasconderete Mordicchio. Doc è grande, quindi lo vedrò arrivare. Giusto? Oh sì, il dinosauro solitario è molto, molto grande. Al collo super lungo è alto più di te. Con gli occhi tocca i cieli blu, ti osserva come un re. Cammina forte, domina e tutto sembra suo. È lui il leggendario, il gran dinosauro solitario. La coda sua è potente, solitario. Il cuore suo è lucente, solitario. Un poco mi spaventa, provocarlo io non lo farei. Il gran dinosauro solitario. Doc! Doc! Doc, scusami, non volevo. Ciao, piedino. Come te la passi? Alla grande! Ho imparato a usare la coda proprio come fai tu. Guarda! Figliolo, secondo me dovresti allenarti di più. Lo farò. Potresti insegnarmi qualche trucco ora che sei tornato. Certo, si può fare. A proposito, hai visto un brontosauro di nome Dara nei paraggi? No. Chi sarebbe Dara? Beh, la mia amica del cuore. Huh? La tua amica del cuore? Sì. È la tipa più carina che questi stanchi occhi abbiano mai visto. Ricordo la prima volta che l'ho incontrata. I suoi grandi occhi blu erano più lucenti delle grandi acque. Lei capisce la mia esigenza di vagabondare e ormai da tempo è la mia compagna di viaggio. Uno come me non potrebbe chiedere di meglio. Non può essere che tu abbia una compagna. Lo sanno tutti quanti che sei Doc il solitario. Sì, lo sono stato per molto tempo. Esatto, è per questo che riesci sempre a intervenire quando un dente aguzzi crea dei problemi. Non sono cambiato, ragazzo. Ti va di aiutarmi a trovare Dara? Lei non conosce questi posti e spero che non si sia cacciata nei guai. Senti, Doc, se passi tutto il tuo tempo con Dara, come fai a proteggere i mangiatori di foglie dai denti aguzzi? Mi aveva dato appuntamento qui. Non può essere il dinosauro solitario se non è più da solo. Ancora nessuna traccia di Dara. Continuiamo a cercare. Dietrich, che cosa fanno?
Ho la sensazione che stiano cercando qualcosa. Stanno cercando me. Ah, hai visto? Allora avevo ragione. No! Stanno venendo da questa parte. Aiuto, mi troverà di sicuro. Piedino non permetterà a Doc di farti del male. No, no, no. Ma forse è troppo piccolo per fermare quel brontosauro. Giusto. Dobbiamo trovare un posto dove nascondere Mordicchio. Non penso che Dara sia qui. Forse ha deciso di non venire. No, lei è una di parola. Dovrebbe essere qui, a meno che non abbia avuto un problema. Ragazzi, è persino più grande del mostro del mio incubo. Ed è per questo che dobbiamo nasconderti. Vediamo, in quale posto non andrebbe mai a cercare un piccolo denti aguzzi? Certo, le rocce! Svelti, raccoglietevi attorno a Mordicchio e muoviamoci insieme! E va bene, ragazzi, ora state tutti in silenzio. Ne va della vita di Mordicchio, è chiaro? Proprio così. Accidenti, io detesto le frane. Ma che cosa è stato? Solo un piccolo terremoto. Ne ho già visti anche troppi. Continuiamo a cercare. Doc sta arrivando. Mi troverà di sicuro, mi troverà. Ci serve un altro nascondiglio. Credo di averne trovato uno. Non ora, sto riflettendo. E penso di averne trovato uno davvero fantastico. E va bene, dov'è? Un po' più in alto, no? Oh, per fortuna i padroni non sono in casa. La tua fantastica idea è stata davvero fantastica, Petri. È vero? Sì, sì, sì. Finalmente adesso posso rilassarmi. Fallo finché puoi. Vedrai che qui Doc non ti troverà mai. Chi non dovrei trovare? Doc mi ha trovato. Sì. Ma avresti dovuto tenerlo lontano. Lo so, ma... Me lo avevi promesso. Mi dispiace tanto, ma vedrai che andrà tutto bene. Doc non sta cercando te. Sta cercando la sua amica del cuore, Dara. Giusto, Doc? Ah, che delusione. Ma perché? Io non posso credere che tu sia amico di un denti aguzzi. Oh? Cosa c'è di strano? Sai bene che è impossibile essere suo amico. Un giorno dovrai combattere contro di lui. Assolutamente no. Mordicchio è mio amico e lo sarà per sempre. Giusto! Non combatterò mai contro i miei amici. James, sì, bravo, Mordicchio! Bella trovata insegnargli a parlare. No, Mordicchio ha imparato da solo. Perché lui è diverso, lo è, sì, sì, sì. Potrei usare il mio fiuto per aiutarla a trovare la sua amica. Sarebbe memorabile. Che cosa vuoi dire? Sarebbe memorabile se accettassi il suo aiuto. Ma te lo garantisco, Mordicchio è diverso, credimi. Non ho mai avuto belle esperienze con i denti aguzzi e non ho intenzione di iniziare proprio oggi. Andiamo, Piedino. No.
Non ho più voglia di aiutarti. D'accordo, come vuoi, figliolo. Mi è venuta un'idea. Potrei comunque usare mio fiuto per aiutare Doc. Così capirà che sei buono. Lo aiuto anch'io. Oh sì, anch'io. Cosa ne dici, piedino? Se tu non vuoi aiutare Doc, puoi aiutare la sua amica Dara. Hai ragione, Ruby. Coraggio, amici. Andiamo tutti a cercare Dara. Non col naso pieno di fango. Hai ragione, questa palude è piena di pozze di fango. Spero tanto che l'amica di Doc stia bene. Sì, anch'io. Non perdiamo tempo, dobbiamo trovarla. Da questa parte l'odore è più intenso. Deve essere qui intorno, ragazzi. Abbiamo già guardato dappertutto. Oh no, laggiù! Aiutatemi, per favore! Ehi, piccoli, vi prego, dovete trovare il mio amico Doc per aiutarmi a uscire di qui. Ma tu sei Dara! Ma voi mi conoscete? Com'è possibile? Oh no! Non troveremo mai Doc in tempo. Dobbiamo tirarla fuori di lì adesso. Vabbè, non ce la faremo mai, è così grossa. Ehi, ci sono. Useremo quell'albero per tirarla fuori. Forza, dobbiamo curvarlo verso Dara. Bella idea. Resisti, stiamo arrivando. Grazie. Grazie tante, piccoli miei. Sei un piccolo denti aguzzi. Oh, sì, sì, è vero, però io voglio soltanto aiutarti. Cerca di afferrare l'albero, così possiamo tirarti fuori. Un piccolo e simpaticissimo denti aguzzi. Caspita, questa è la prima volta che ne incontro uno. Dara non riesce a raggiungerlo. Forza, ragazzi, spostiamoci tutti in avanti. No, poveri piccoli! Adesso che cosa facciamo, Petri? Non dobbiamo fare niente, guarda! Ragazzi, eccomi! Ecco perché eri in ritardo. Il piccolo Mordicchio è un eroe. Forse non ci crederai, ma ha rischiato la vita per salvarmi. Sì, certo, lo so. Mi dispiace tanto. E di cosa? Ero io a sbagliarmi, ragazzo. Tu sei diverso. Spero che darai un'altra chance a un vecchio brontosauro testone. Oh, ma certo, con molto piacere. Doc, perché tu e Dara siete venuti nella grande vallata? Beh, dato che non ho più alcun parente, ci tenevo che Dara conoscesse Piedino, sua nonna e suo nonno. Ehi, a proposito, dov'è finito Piedino? Eccolo laggiù.
Scusatemi. Ti va di parlare con me? Sì, certo. Mi dispiace di essere stato scortese. Lo so che ti ho mancato di rispetto. Era la cosa giusta da fare, figliolo. Eh? Finora nessuno aveva mai osato dirmi che stavo sbagliando. Promettimi che continuerai a farlo. Certamente, Doc. Così va bene, ragazzo. Adesso raggiungiamo gli altri. Ti faccio vedere come si usa la coda. Sono contento, sapete cosa c'è? La sfera è splendente, illumina tutto in me. Tornato Doc, pensavo che per me lui non sarebbe stato più eroe. Ma grazie a te, ancora mi sorprendo.